presente oggi è una, diciamo, l'ultimo giorno di due giorni insomma della festa qui a Scopito. Qual è la sua soddisfazione visto che è andata bene? Allora sì, è il secondo giorno della manifestazione, anche se ieri era la festa dello sport. Oggi invece il torneo intitolato a Gigio, figura storica del calcio scoppitano. C'è una partecipazione veramente, veramente grande, ci sono moltissime persone, tantissimi ragazzini, quindi la cosa che più mi rende orgoglioso è vedere tanti bambini in mezzo al campo. E l'organizzazione penso che sia, anche se è stato molto molto difficile, però penso che è andato tutto bene e che l'organizzazione è stata veramente fatta bene. Sicuramente mi corre l'obbligo ringraziare tutti i partecipanti, quelli che ci hanno dato una mano, il comune di Scopito che è sempre presente nelle nostre manifestazioni, ci dà anche lui una grandissima mano, vabbè, tutti quanti insomma. Prima di dire altre cose, credo che sia doveroso ringraziare sia la Miternina che la Polisportiva per questo evento. È un evento che ci fa enormemente piacere, perché vedere tutti questi ragazzi, questi figli, è veramente una cosa meravigliosa. Quindi noi come amministrazione non faremo altro che supportarli per sempre, finché ci saranno possibilità di espletare delle manifestazioni di questo tipo. Lo sport è un veicolo sociale, fa parte della socialità e ha una grande figura all'interno della socialità. Ricostruire lo sport significa anche ricostruire il sociale, la socialità di questi territori che purtroppo credo che comunque questi territori dopo il terremoto hanno sofferto tantissimo, il tessuto sociale non è stato più riparato, perché dei danni ci sono stati sicuramente, e questo è uno dei mezzi per farlo. C'è una maglia che per me rappresenta la città, giorno e notte lei lo sa, la sua gente ci sarà. Una bellissima organizzazione, si vede la gioia di questi ragazzi di giocare, il divertimento, lo sport, l'amicizia, bei momenti per chiudere penso l'anno calcistico. Ci sono tantissime squadre, una grandissima organizzazione, e da qui un grande applauso alla società amica Miternina, e niente di più che vedere tutti questi ragazzi che praticano questo sport bellissimo, senza quell'ossessione del risultato a tutti i costi, una bellissima giornata veramente. Si vede, oggi è pieno, i ragazzi si divertono, c'è competizione come giusto che sia, però è una festa dello sport in ricordo di Gigio. È un'ottima organizzazione, un'ottima giornata, tanti bambini, più di 300, lui e mio figlio l'Academy La Villa Calcio si stanno a divertire, più di questo non volevamo chiedere, ecco, organizzazione perfetta comunque. Belle squadre, i ragazzi si divertono, hanno mangiato, giocano a pallone, quello che poi serve a loro, il divertimento è qua. È una cosa bellissima, perché qua i ragazzi si divertono, vengono a fare esperienza e proseguiamo così, sperando di migliorare sempre con la città, con i ragazzi e con tutti, diciamo. È una cosa bellissima, meravigliosa, veramente, lo dico dal cuore, veramente è stato stupendo e l'anno prossimo sarà ancora meglio. Da dove venite? Zaccarolo. Una bellissima manifestazione, vedere la gioia dei ragazzi insomma è sempre una cosa bellissima, ci stiamo trovando bene, è la prima volta che veniamo e speriamo di tornarci anche nei prossimi anni. La festa dello sport è sempre la festa dello sport, però quando si vede impegnati così tanti bambini è una bella realtà. È una bella soddisfazione. Noi siamo qui presenti con il nostro stand, siamo un gruppo trekking che facciamo escursioni in montagna, siamo di Sella di Corno, siamo il gruppo trekking Lo Scarpone di Sella di Corno, affiliati con la Federazione Italiana Escursionismo. Abbiamo voluto partecipare anche noi perché in pratica siamo
come posso dire, proprio portati per quelle che sono tutte le attività sportive, e proponiamo alla gente proprio di camminare, perché quando si cammina si sta bene, quando si fa il movimento va bene anche per la salute. Oggi abbiamo proposto un piccolo giro qui intorno alle nostre frazioni di Scoppito e ringraziamo vivamente il comitato e l'organizzatore che ci ha invitato per questa manifestazione e ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, grazie. E abbiamo prodotto questo libro che racchiude una parte delle nostre escursioni, facciamo generalmente 40 eventi l'anno, 45 eventi l'anno, qui li abbiamo sintetizzati per 3 anni di attività.